Siamo con Martina Del Vaglio, palleggiatrice della Volalto Caserta, noi spesso amiamo dire figlia nipote d'arte, insomma Martina è la nipote di Mario Simeoli, la mamma Pina Simeoli, grandissima giocatrice della Zinzi qualche anno fa. Lei invece si dedica alla pallavolo con ottimi risultati. Martina, oggi vittoria facile 3-0, c'è stato spazio anche per te, come al solito hai giocato un'ottima partita. Cosa pensi di questo successo? Boh, penso che io ce la sto mettendo tutta e spero di migliorare sempre di più, e stando sempre dietro a Rossana che mi dà ottimi consigli, e quindi riuscire poi una volta a prendere io magari le redini del gioco. Martina, ti aspettavi questo inizio così importante della vostra squadra? 4 partite, 4 vittorie? No, cioè in realtà non proprio, però so che comunque il gruppo è forte, quindi io penso che se si fa squadra si può vincere tranquillamente. Sabato prossimo c'è una partita molto importante, c'è il derby contro Gricignano, sfida ad altissima quota in B1, un successo sicuramente per la pallavolo casertana. Certo, ma abbiamo contro il Gricignano, abbiamo giocando diciamo con tutte le nostre forze, abbiamo sempre ottenuto ottimi risultati, quindi l'importante è impegnarci e tenere sempre la testa nel gioco. Grazie a Fattaccio, capitano della Codere Volalto Caserta, un altro successo per la Codere, 3-0 contro Pesto, un incontro semplice. Sì, è stato un incontro, in realtà era una squadra già studiata, però forse queste sono le partite più difficili da affrontare, siamo state brave a farlo bene. Grazie, la Codere insomma in testa al campionato, 4 successi in altrettanti incontri, chiaramente i programmi inizio stagione non parlavano chiaramente di lotta al vertice, ma come dire, l'appetito vi è mangiato o comunque insomma si continua a puntare a una tranquilla salvezza? Noi puntiamo a una tranquilla salvezza, stiamo giocando, sta andando tutto bene, è inizio campionato, è ancora molto presto per poter dire qualcosa del genere. Un passo alla volta, vedremo.